Io voglio capire semplicemente una cosa, perché basta chiarirsi. Se qui funziona che la Presidente che si ritrova, per dinamiche che non capirò mai, a ricoprire quel ruolo, può venire qui e Ma dire: lei come ma si no, permette di dire questo? io Io mi sono permetto stata di... eletta. No, ma non si può accettare. Quale dinamiche? C'è stata una votazione. Questo è altamente irrispettoso della Presidenza. È altamente irrispettoso. C'è stata una votazione, va bene? Quindi lei non si può permettere di dire questo. Presidente, non volevo offendere la sua persona, mi permettevo di Ma lei esprimere. sta offendendo, se lei non si rende conto che Presidente, offende, è un posso problema serio. parlare? Io non mi permettevo di offendere la sua persona, non lo farei mai, ma ho il dovere politico di esprimere un giudizio politico su una carica politica, la terza carica dello Stato, che secondo me in questo momento è ricoperta in malo modo, e glielo spiego tramite il richiamo al regolamento. Io voglio capire se lei può entrare qui dentro e dire praticamente: funziona come dico io, o fate tutto quello che vi dico io di fare e col tono che vi dico io di fare, oppure non si va avanti. Vede, Presidente, ciascuno qui dentro non può dire quello che vuole in termini offensivi, ma ciascuno, io spero che siamo tutti d'accordo, i contenuti non offensivi li esprime nel tono che vuole, perché se qui siamo a un punto che la Presidente dice no, guardi, il suo tono non mi piace, non lo so, mi dia una tonalità alla quale mi devo attenere. Perché, Presidente, quello che ha detto lei poc'anzi, non so se si rende conto, è molto grave, perché il tono lo esprime, non lo so, lo può giudicare la maestra a scuola, ma non la Presidente della Camera rispetto a deputati eletti democraticamente dal popolo italiano. Lei non può dire che Alessandro Di Battista doveva essere buttato fuori perché aveva un tono sbagliato, perché lei non è né la mamma né la maestra di Alessandro Di Battista. E quindi la invito davvero, la invito, Presidente, perché nella vita c'è anche una coerenza nell'esprimere delle scuse. La invito a scusarsi Va per bene. quella motivazione che ha dato.